Benvenuti sul mio canale YouTube, io sono Anna e benvenuti a tutti i miei nuovi iscritti. Siamo quasi a 1000 finalmente, ho faticato veramente tanto per raggiungere questo risultato, quindi mi raccomando, se tu che mi stai guardando non sei ancora iscritto e ti piace il mio canale, mi raccomando iscriviti attivando la campanella, così non perderai tutti i miei nuovi video. Allora, detto questo, oggi volevo parlarvi, come già vi avevo annunciato, sul mio makeup tutorial ispirato alla protagonista di una soap opera turca che sto vedendo per ora, e cioè Erkan Çıkus, su Sanem, che vi lascio qua se vi siete persi in una scheda. Oggi vi voglio parlare appunto di questa soap opera turca che sto vedendo per il momento, che appunto si chiama Erkan Çıkus, che praticamente... Veramente, ragazzi, io non so da dove cominciare per parlarvi di questa soap opera, io non so chi di voi la segue, non so chi di voi ama il genere, probabilmente, tipo, non tutti amano le soap opere, non lo so, e soprattutto non siete in molti forse che conoscete le soap opere turche, che sono approdate in Italia grazie a quella con Serkan Kayoglu e Özge Gürel, e cioè la prima soap opera turca approdata in Italia, che è Cherry Season, non mi veniva, qualche anno fa. E da allora praticamente ogni estate Mediaset propone una soap opera turca, e quest'anno è stata la volta di Bittersweet, Ingredienti d'amore. Ho realizzato qualche make-up sulla protagonista, ve li lascio tutti nelle schede se ve li siete persi, che è stata una telenovela che ha visto come protagonista Özge Gürel, che è comunque la stessa di Cherry Season, e Can Yaman, scusate, ancora non mi sono abituata a chiamarlo così perché io l'ho sempre chiamato Can, ma in realtà il suo nome si pronuncia Jan. Jan Yaman, che ha fatto un successo, questo attore incredibile, in Italia. Io vi metto poi qui, a mano che vi parlo dei protagonisti, vi metto comunque la foto per farveli vedere. Comunque, passando ad Erkan Çıkus, che comunque in Italia ancora non è arrivata, infatti io l'ho vista e la sto vedendo, ancora non ho finito di vederla, ma non ho bisogno di finire di vederla per dirvi che è una soap opera veramente, veramente bella, la più bella soap opera turca che io abbia mai visto. Quindi sono arrivata alla 41esima, 42esima puntata in questo momento, le puntate sono 51. E le sto vedendo con i sottotitoli. Io mai nella mia vita avrei creduto di poter vedere, anche perché ogni puntata dura più di 2 ore, di poter vedere un qualcosa con i sottotitoli, un qualcosa di turco con i sottotitoli, perché io già, diciamo, non amo particolarmente vedere neanche i telefilm in inglese con i sottotitoli, però veramente, veramente questa è una soap opera per cui vale la pena. Infatti io mi auguro davvero tanto, perché ancora non si sa, ci sono delle voci, non si sa se comunque vedremo questa soap opera la prossima estate. Io me lo auguro perché vorrei tanto vederla in italiano, ma per ora ci accontentiamo di vederla in turco. Allora, di che cosa parla questa soap opera? Vi parlerò brevemente della trama, perché comunque non voglio darvi spoiler, quindi vi dirò più o meno di che cosa parla, ma poi passerò direttamente ai personaggi. Di che cosa parla questa soap opera? Questa soap opera vede come protagonista una ragazza di un quartiere più o meno non povero, però diciamo che non è che naviga nell'oro questa ragazza, che si chiama Sanem, una ragazza piena di sogni, piena di fantasia, molto creativa, molto intelligente, e che ha come caratteristica quella di avere una memoria fotografica, e cioè ricorda tutto quello che vede o tutto quello che legge. Una grande dote. E poi il protagonista principale è Jan, gli hanno dato lo stesso nome che ha nella vita reale, Jan Yaman, nella soap opera si chiama Jan Divit, mentre lei si chiama Sanem Aydin. Lui è un fotografo,
non ha seguito, diciamo, le orme del padre, che ha comunque un'agenzia pubblicitaria, e lui ha anche un fratello, di cui vi parlerò più avanti, che si chiama Emre. Comunque, Jean è molto diverso da suo fratello Emre, è uno spirito libero, una persona, un uomo che non ama stare fermo nello stesso posto, che si sente, diciamo, in prigione, anche se poi alla fine ritorna sempre ad Istanbul, che è la sua casa, perché lui in una scena della soppopera dice che niente è come Istanbul, ha visitato tantissimi posti in giro per il mondo grazie al suo lavoro di fotografo, però niente è come Istanbul, quindi lui alla fine ritorna sempre lì, anche se magari poi riparte e va in giro per il mondo. Comunque, la storia ruota appunto a questi, appunto attorno a questi due protagonisti. Sanem, come conosce Jean? Jean torna ad Istanbul chiamato dal padre, perché il padre sta male e deve partire per un anno per curarsi. E quindi, non fidandosi, tra virgolette, di Emre, l'altro suo figlio, perché comunque dice che comunque Emre non ha lo spirito creativo che serve per portare avanti l'agenzia pubblicitaria, chiama Jean, che ha uno spirito molto più creativo, perché Emre comunque è molto più quadrato, no? Analitico, molto più, diciamo, per i conti, i numeri, mentre Jean è, diciamo, un creativo, essendo anche un fotografo. Quindi chiama suo figlio maggiore, perché Jean è il suo figlio maggiore, per dargli le redini dell'azienda. All'inizio lui non vuole accettare, perché non ama stare comunque sempre fermo nello stesso posto e non vuole fare questa tipologia di lavoro, verso cui comunque è molto portato, perché comunque è cresciuto così, poi ha preso un'altra strada, però comunque è cresciuto in quell'agenzia, anche se poi ha scelto di fare il fotografo. Ma alla fine accetta, perché viene a sapere, non dal padre, ma da un suo amico, che il padre sta partendo non per una vacanza ma per curarsi. Quindi lui si lascia convincere da suo padre a rimanere all'agenzia. E in questa agenzia lavora anche la sorella di Sanem, e cioè Leila, di cui vi parlerò più avanti. I genitori di Sanem e Leila vogliono che Sanem lavori, che trovi un lavoro. Per, diciamo, prima di iniziare a lavorare in questa agenzia pubblicitaria, Sanem lavorava al negozio del padre. Vogliono che lavori, e per far sì che lavori, la minacciano, tra virgolette, di darla in sposa a un personaggio, diciamo, molto, molto strano, che c'è all'interno della soap opera, che si chiama Muzaffer, con cui lei, diciamo, non vuole avere, cioè sono amici fin dall'infanzia, sono cresciuti insieme, ma ovviamente lei non è che prova per lui quello che dovrebbe provare una donna che sposa qualcuno. Muzaffer invece vorrebbe sposarla, perché comunque è innamorato, è preso da lei. E allora Sanem dice che andrà a lavorare con sua sorella, andrà a lavorare con sua sorella, e praticamente va all'agenzia pubblicitaria. Sua sorella all'inizio non si fida molto di Sanem, perché Sanem è una ragazza con la testa per aria, e quindi non la trova adatta a lavorare lì dove lavora lei. Sanem incontra Jean in una maniera appunto molto molto particolare. C'è una festa per i 40 anni dell'azienda, e ovviamente andrà anche Sanem, lavorando insieme a sua sorella lì all'agenzia. Jean ovviamente c'è anche, e praticamente lui è in galleria, cioè lui deve andare nella galleria perché è un teatro. Quella sera ci sarebbe stata anche Polène, che è la sua ragazza, cioè una ragazza con cui sta da tempo, ma con cui non si vede mai, perché lui fa un lavoro in giro per il mondo, lei ne fa un altro, e quindi comunque si vedono sì e no tre volte l'anno.
E praticamente quella sera va anche lei, che forse è in ritardo, Sanem deve andare in bagno, sbaglia strada perché lei è sempre con la testa fra le nuvole, entra in questa galleria dove ci dovrebbe essere anche Jean. Comunque quando lei entra non c'è nessuno, ma è molto buio, quindi non si vede niente. Jean entra in questa galleria e la bacia, forse pensando, non forse, sicuramente pensando che sia la sua ragazza. Però poi quando la bacia se ne accorge subito che non è lei, e nonostante se ne accorge continua a baciarla. Quando si staccano, lui rimane davvero molto colpito dall'odore di Sanem, dal profumo di Sanem. Lui lo trova come se fosse di fiori selvatici, ed effettivamente è così, perché Sanem il suo profumo se lo crea da sola con i fiori. Lei raccoglie i fiori e si crea il suo profumo da sola. Comunque, intorno a questo profumo ruoterà molto della, cioè praticamente ruoterà quasi tutta la soap opera, perché comunque è un profumo da cui Jean rimane davvero davvero colpito, un profumo che gli rimane impresso. Poi lei, allora loro non si sono visti, lui sa di lei che ha quel profumo che gli è rimasto in testa, lei di lui sa che ha la barba e che aveva delle scarpe eleganti. Questa è l'unica cosa che sanno l'uno dell'altro. Lei scappa via, poi arriva la ragazza di Jean, che lui saluta freddamente, diciamo, perché ormai era troppo preso da Sanem, e poi finisce così, no? Sanem non ha idea di chi sia questo sconosciuto che ha baciato, ma di cui si è praticamente innamorata all'istante. E quindi Sanem incomincia la sua ricerca, sa che questa persona ha la barba, sa che comunque ha quelle scarpe, quindi all'uscita di questa festa lei incomincia a guardare tutti gli uomini con la barba e gli guarda le scarpe. Jean, non essendo un tipo da giacca e cravatta, finita la festa va a cambiarsi e si rimette i suoi soliti vestiti, che sono comunque molto meglio dei vestiti che diciamo di quelli con giacca e cravatta. Io adoro lo stile che ha Jean nella soap opera. Molto molto etnico, no? Molto selvaggio, e quindi ovviamente anche se si incrociano lei vede lui vestito in quel modo con quelle scarpe, anche se ha la barba non lo prende in considerazione perché pensa non sia lui. Lui ovviamente non sa che è lei perché passandogli accanto non lo sente il profumo, però se ne accorge il giorno dopo quando lei va al lavoro e si scontrano, e lui la prende per non farla cadere e sente di nuovo quel profumo e quindi capisce che è lei. Lei invece lo capirà molto molto più avanti e lo capirà in un modo veramente romantico, perché comunque Jean de Witt è un uomo passionale e romantico, e quindi le emozioni, ragazzi miei, sono davvero davvero assicurate in questa soap opera. Comunque, questa è più o meno la trama. Io non mi voglio soffermare troppo perché altrimenti questo video durerebbe 250 miliardi di ore. E quindi più o meno questo è il modo in cui si incontrano, insomma. Incominciano tutte e due a lavorare lì, incomincia un legame fra loro, perché comunque c'è molta molta elettricità fra loro, perché Sanem è fissata con questo Albatros, perché lui lo chiama così, no? E questo uomo misterioso che l'ha baciata quella sera, però senza sapere che l'Albatros in realtà è Jean, lei quando incontra Jean si sente molto attratta da lui e alla fine, tra virgolette, quasi dimentica l'Albatros, perché comunque poi si innamora di Jean, si innamora di lui senza sapere che è lui la persona che comunque lei ha baciato quella sera. Insomma, bando alle ciance, questa soap opera è innanzitutto una soap opera che io vi consiglio, questo ve lo dico già prima di parlarvi di alcuni dei protagonisti che più mi hanno colpito in questa soap opera. È una soap opera che io vi consiglio perché è una soap opera ricca di suspense, di colpi di scena, di emozioni forti, e queste emozioni io non le vivevo dai tempi di Twilight, perché sì, ci sono state altre saghe, altri telefilm che mi hanno appassionato, però non c'era qualcosa che mi faceva questo effetto dai tempi di Twilight, e io sono davvero davvero felice di aver scoperto questa soap opera che
che spero davvero tanto che il Mediaset trasmetta in Italia la prossima estate. Io vorrei che la trasmettesse prima, ma ormai è risaputo che Mediaset le soppopere turche le trasmette in estate, quindi se mai la faranno dobbiamo aspettare l'estate. Parlando un po' dei protagonisti, allora io inizierei già subito a parlare di Jean, cioè il personaggio principale di questa soppopera, interpretato dal bravissimo e talentuoso Jean Yaman, che è diventato famoso in Italia grazie a Bittersweet, Ingredienti d'amore, che abbiamo potuto vedere quest'estate, non so chi di voi l'ha vista, questa soppopera. Jean Yaman penso che farà davvero davvero molto successo, perché è un attore davvero bravissimo, che è uno di quegli attori che bucano lo schermo, un attore molto molto espressivo, molto molto dotato, che comunque ti trasmette molte molte emozioni. Io questo l'ho potuto notare soprattutto in questa soap opera, Kenchi Kus. L'ho visto anche nei panni diciamo di Ferit Aslan in Bittersweet. Aveva un aspetto completamente diverso, capelli più corti, alla Brandon Walsh, giacca e cravatta, insomma era un personaggio un pochino più, diciamo, sulle sue, molto controllato, anche se io penso che Jean Yaman sia molto più come Jean DeWitt che come Ferit Aslan. Questo è un mio personale pensiero, perché avendolo visto nei panni di Jean DeWitt e avendolo visto nei panni di Ferit Aslan, io l'ho visto molto più a suo agio nei panni di Jean DeWitt, anche perché io credo che abbia uno stile molto simile a Jean DeWitt, perché nelle foto di Instagram, comunque, se siete interessati vi metto sotto i link Instagram degli attori di cui vi parlo. Nelle foto di Instagram lui è vestito esattamente come Jean DeWitt, ha lo stesso stile, capelli lunghi, barba, è vestito nella stessa maniera più o meno, sempre con bracciali, insomma. Quindi penso che lo stile sia quello, diciamo, verso cui più è portato. A prescindere dallo stile, parlando del personaggio Jean DeWitt, Jean DeWitt secondo me incarna l'uomo ideale di una donna, perché è una persona, è un uomo forte, determinato, non ha paura di nulla, è quell'uomo che protegge la sua donna, che quando si innamora non ha paura di mostrare quello che prova, che vive le sue emozioni fino in fondo, che non si lascia condizionare da nessuno, non si lascia condizionare dagli altri, non si lascia condizionare dalla famiglia, non si lascia condizionare da quello che dicono gli altri, fa sempre solo quello che lui decide, quello che lui pensa, lo porta avanti fino alla fine, ma è anche in grado di chiedere scusa se si rende conto di aver sbagliato. È una persona che non perdona facilmente. È un uomo che è pieno di gelosia per la sua donna, e questo è uno dei tratti che a me piace di più, perché io amo la gelosia nell'uomo. Amo l'uomo che comunque dimostra i suoi sentimenti, che fa sentire la sua donna una donna vera, che la fa sentire amata, la fa sentire desiderata in ogni istante, anche soltanto con uno sguardo, che la mette al centro del suo mondo, che comunque, anche soltanto quando si avvicina e le bisbiglia qualcosa all'orecchio, le fa sentire tutta l'attrazione che comunque prova per lei, tutto il trasporto, tutta la passione. Quindi come si fa a non amare un personaggio del genere? Come si fa a non amare una storia come questa? Cioè, veramente, gli sguardi che ci sono fra loro, l'alchimia che c'è fra loro, i momenti fra loro. Allora, io ho visto le soap opere turche e sono molto pudici, diciamo, cioè per vedere un bacio devi aspettare 2500 anni, per esempio su Bittersweet se i due protagonisti si sono scambiati tre baci è assai, e poi la maggior parte dei baci sono tutti a stampo, diciamo, non è che si vede chissà che cosa. Comunque, a parte questo, sono molto riservati i turchi su questo genere di cose, però su questa soap opera si sono lasciati un pochino più andare, infatti si vedono molti baci, molti momenti, ma vi posso assicurare che se anche non si vede chissà che cosa, basta soltanto che lui la guardi
per rendere praticamente il momento un momento davvero così intimo, così magico. Cioè, non lo so, io non so come spiegarvelo. Io solo chi ha visto questa soap opera, chi la sta vedendo, mi può capire. C'è talmente tanta intimità negli sguardi di lui verso di lei che davvero non si capisce dove inizia, dove finisce la finzione e inizia la realtà, perché davvero lui sembra preso da lei. Insomma, quando vedi tutta questa alchimia fra due persone, la trama acquista tutto un altro gusto, perché davvero ci sono dei momenti fra loro davvero davvero belli, ma anche soltanto se si soffermano ad abbracciarsi, anche soltanto se stanno ballando. Insomma, io non so veramente come spiegarvela questa cosa. Io potrei parlare per ore di loro, potrei parlare per ore del rapporto che c'è fra loro, potrei vedere per ore i momenti fra loro, vederli e rivederli senza mai stancarmi. Insomma, Jean Divitt vive Sanem a 360 gradi. Poi mi piacciono molto anche le scaramucce che ci sono fra loro, che mettono molto pepe alla loro relazione anche quando non stanno insieme. E poi ripeto, la gelosia di lui, ma anche di lei, però a me piace molto quella di lui. Lui è talmente protettivo, talmente geloso, nessun uomo si può avvicinare a Sanem, e questo anche prima che stanno insieme, anche prima che Sanem sappia che lui è l'Albatros, che lui è la persona che l'ha baciata quella sera alla festa. Lui è sempre, è da subito stato molto geloso di Sanem. Parlando di Sanem, Sanem è interpretata dalla bravissima e bellissima Demet Özdemir. Allora, devo dire che l'attrice che la interpreta è veramente molto molto brava, molto, secondo il mio punto di vista, molto più brava di Özge Gürel, che ha interpretato Nazlı in Bittersweet e Oygu in Cherry Season. Demet è un'attrice che si cala nel personaggio totalmente, è in grado di darti delle forti emozioni, come esattamente come Jean Diaman. Anche lei è un personaggio che buca lo schermo, è di una bellezza assurda, secondo me, tipo è davvero bellissima. Sembra, cioè secondo me è veramente azzeccata nel ruolo di Sanem. Non potevano scegliere un'attrice migliore, perché Sanem è un personaggio che sembra un po' bambina, ma allo stesso tempo è sensuale, è donna, è pura e innocente, ma allo stesso tempo riesce a catturare l'attrazione degli uomini. E poi vabbè, la sua indiscutibile bellezza estetica, perché cioè, comunque l'attrice che interpreta Sanem è davvero bellissima, io la adoro, è veramente bella bella bella, quei tratti un po' orientali, insomma è bellissima secondo me. Oltre ad essere molto molto brava, il personaggio di Sanem è un personaggio che mi piace molto perché è un personaggio sognatore, no? In questo comunque mi ci rispecchio, una persona molto creativa, una persona che ama vivere le emozioni, anche se però è un po', diciamo, per certi versi è anche un po' bambina, si lascia un po' condizionare. Ecco, questa è una cosa che non mi piace molto di Sanem. Si lascia un po' condizionare, diciamo, dalla famiglia, da quello che pensa la gente. Diciamo che è un po' condizionabile, come i bambini, no? A volte magari può sembrare anche un pochino stupidina, quasi incapace di prendere una decisione senza lasciarsi influenzare dagli altri. Ecco, questa è l'unica cosa che del personaggio di Sanem non mi piace, anche se poi con il tempo migliorerà, cambierà, diventerà un pochino più matura.
soprattutto dopo un avvenimento che succederà, che non vi sto qui a dire, che sto vedendo per ora. Quello che mi piace anche di Sanem è la sua allegria, il suo modo di affrontare diciamo il mondo, no? Lei è buona, ha un cuore puro, è un cuore generoso, molto leale, molto onesta, nonostante il modo in cui si comporta con Jean, appunto perché si lascia condizionare da quello che dice il fratello. Cioè praticamente Emre non era molto contento del fatto che il padre avesse lasciato le redini a Jean piuttosto che ad Emre. Emre, non essendo felice di questa cosa, cerca di mettere i bastoni fra le ruote a suo fratello, mentendogli, spiandolo, insomma mettendo anche in crisi l'azienda, anche con la complicità della sua ragazza che su di lui ha Aileen, che su di lui ha un effetto molto poco, non ha un buon effetto su di lui, ecco, tira fuori da lui la parte peggiore. Fortunatamente poi col passare delle puntate Emre cambia e niente, non vi dico altro, comunque lui cambierà con il passare delle puntate, fortunatamente. Comunque, vi stavo dicendo, appunto, Sanem si lascia coinvolgere da questa cosa, perché comunque Emre dipinge il fratello in un modo che non è. Sanem si lascia condizionare, perché appunto ha questa caratteristica inizialmente, si lascia condizionare. E quindi aiuta Emre nei suoi affari loschi senza sapere che si stava mettendo nei casini, che stava facendo cose losche che andavano a discapito dell'azienda e di Jean, che in realtà era una persona buona, era una persona onesta, gentile, leale, eccetera eccetera, e non come l'aveva dipinto Emre, suo fratello. C'è un'altra persona di cui voglio parlare, e cioè Leila. Leila l'abbiamo vista nel ruolo di Fatosh in Ingredienti d'amore, in Bittersweet, e c'è anche in questa soppopera. È interpretata dalla, me lo leggo qua perché hanno dei nomi impronunciabili, è interpretata dalla bellissima e bravissima Oznur Sergeler, spero di averlo pronunciato bene. Interpreta appunto il ruolo di Leila, che è la sorella di Sanem, che poi non si somigliano completamente perché Sanem è mora con gli occhi scuri e la sorella invece è bionda con gli occhi chiari. Comunque non si somigliano proprio, non sembrano sorelle. Infatti io quando avevo visto alcuni pezzi, non avendo ancora visto la soppopera, non credevo che lei facesse la parte della sorella di Sanem, perché non si somigliano proprio completamente. Comunque, a prescindere da questo, Leila è un personaggio che inizialmente può stare un po' sulle scatole. Nella prima puntata sembra un personaggio molto altezzoso, molto snob, insomma un po' gelida, un po' come se odiasse la sorella, ma in realtà non è così. Uno non si può lasciar condizionare dalla prima puntata, perché poi nel corso delle puntate il personaggio di Leila cambia. Diventa molto più unita a sua sorella. Certo, rimane sempre una persona completamente diversa da Sanem, perché lei è molto più come Emre, molto più analitica. Infatti è l'assistente personale di Emre, molto più analitica, molto più diciamo sui numeri, insomma molto meno creativa della sorella, molto più fredda, molto più controllata, insomma diciamo io in Leila non mi rispecchio molto, mi rispecchio molto più in Sanem, se devo scegliere in chi delle due rispecchiarmi. Leila è segretamente innamorata di Emre da sempre. Se Emre e Leila si metteranno insieme, questo lo scoprirete soltanto guardando questa soppopera, vedrete, perché ci sono molti 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 colpi di scena. Comunque il personaggio di Leila poi quando evolve nel corso delle puntate mi piace davvero tanto. Non è assolutamente quella persona, è molto più sofisticata di sua sorella, e il personaggio che interpreta in questa soppopera è molto diverso dal personaggio che interpreta su Bittersweet. Però devo dire che questa è un'attrice che a me piace davvero tanto, perché è davvero molto 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 brava.
è riuscita a calarsi in entrambi i personaggi, sia in Fadosh su Bittersweet che in Leila, in maniera impeccabile. Ci sono quegli attori che magari riescono a fare un solo personaggio, e ci sono quegli attori invece che riescono a calarsi in più personaggi diversi, essendo sempre molto molto bravi. Per esempio, Jean Yaman, secondo me, si è calato molto di più in Jean Divit che in Ferit Aslan, ecco. Un altro personaggio di cui appunto vi voglio parlare è il fratello di Jean Divit, e cioè Emre. Emre è interpretato dall'attore Birand Tunja. È un attore che io non avevo mai visto, non ha interpretato soppopere che ho visto, che vi ho citato comunque all'inizio del video, quindi non l'avevo mai visto questo attore, ma è un attore anche che mi piace davvero tanto. Diciamo che l'ho odiato per una parte, non l'attore, il personaggio, lui interpreta Emre Divit, il fratello di Jean. Per metà soppopera l'ho odiato, perché comunque si comportava male, era sempre lì a tramare, a mettere in difficoltà Sanem, a mettere in difficoltà la relazione nascente fra Sanem e Jean. Insomma, insieme alla sua ragazza Aileen, proprio non li sopportavo, li ho detestati. Però poi io ho un debole per i cattivi che si redimono, e l'ho detto anche in altre mie review, e lui appartiene a questa tipologia di personaggio, no? Che capisce i suoi errori anche grazie, lo vedrete, grazie a chi e a che cosa. Comunque capisce i suoi errori, se ne pente, perché in realtà Emre non è una persona cattiva, e cerca di redimersi, cerca di porre rimedio ai suoi sbagli. E questa è una cosa che mi piace davvero davvero tanto, perché io adoro i personaggi come lui, adoro i personaggi che comunque sono cattivi ma che in realtà non lo sono davvero, e che poi cercano la redenzione. Io adoro questa tipologia di personaggi, quindi questo è un personaggio che mi piace davvero tanto. Un altro personaggio che secondo me è spettacolare, penso che sia l'ultimo personaggio di cui vi parlo, perché questa review penso che sta durando 250 miliardi di anni, è praticamente Chei Chei è un personaggio veramente fantastico, interpretato dal bravissimo Anil Celik, che spero si pronunci così, ma è un personaggio davvero davvero estroso, un personaggio che ha dato quel tocco in più alla soppopera, un personaggio che non avevo mai visto in nessun posto, un personaggio che tutti vorrebbero come amico, divertentissimo, veramente veramente divertentissimo. La sua caratteristica è quella di non saper tenere i segreti, non so per quale motivo, ma quando qualcuno gli racconta un segreto lui diventa pazzo, urla, insomma, proprio io non so veramente come definirlo questo personaggio, ma penso che senza di lui la soppopera non sarebbe stata divertente com'è, perché comunque questa è una soppopera che, oltre a dare tante emozioni, oltre ai colpi di scena, eccetera, eccetera, è anche una soppopera davvero molto divertente, perché ci sono dei momenti che proprio ti fanno morire dalle risate. E questo dà un tocco in più, secondo me, perché non sono momenti stupidi, come invece capitava in Cherry Season, perché Cherry Season, per esempio, era una soppopera un po' bislacca, gli attori non sapevano tanto recitare, molti, anche i protagonisti non è che fossero tutti questi grandi attori, ecco, mettiamola così. Poi lei, Oigu, Ozge Gurel è migliorata in Bittersweet, ma non ha il talento che secondo me ha Demet Özdemir, per me lei è molto più brava. Ma a prescindere da questo, per esempio su Cherry Season, non so chi di voi l'ha visto, c'erano dei momenti che erano davvero stupidi, non divertenti, ma davvero stupidi, cioè veramente non so neanche io come definirli, momenti che mi lasciavano molto molto perplessa. Mentre qua, su questa soppopera, i momenti non sono stupidi, sono semplicemente divertenti, ma guardate, veramente vi passano queste 2 ore e mezza
In niente, tra le emozioni che questa soppopera vi dà, i momenti divertenti, i momenti di tensione, i colpi di scena, insomma, questa vi passa il tempo e voi non ve ne accorgete. Io passo le ore a guardare questa soppopera senza mai stancarmi. Certe volte la guardo anche a rate durante il giorno se ho cose da fare, per esempio mentre mi stavo truccando, mentre mi stavo preparando, la stavo guardando la 42esima puntata. Insomma, non riesco più a smettere di vederla, è una cosa assurda. E io già so che me la rivedrò anche, cioè, perché proprio non riesco a non avere la mia dose di Erkenci Kus. Quindi io, è una soppopera che assolutamente vi consiglio di vedere, anche se con i sottotitoli, oppure se non amate vederla con i sottotitoli, io vi auguro che la facciano in Italia, in italiano, e se la faranno in italiano io vi consiglio davvero davvero di vederla, perché vale veramente la pena vedere qualcosa di così, così ben fatto, così bello, così divertente, così emozionante. Insomma, come avrete capito dalla lunghezza del video, io potrei parlare per ore di questa soppopera, ma poi continuerei a ripetere sempre le stesse cose, quindi non mi dilungo oltre. Vi consiglio semplicemente di vederla, se avete la possibilità di vederla, e vi consiglio comunque di vedere anche Bittersweet, perché anche Bittersweet, nonostante secondo me non raggiunga la bellezza di Erkenci Kus, scusate, di Erkenci Kus, è comunque una soppopera molto carina. Ok ragazzi, la mia review, il mio continuo parlare finisce qui. Se questo video vi è piaciuto, se vi ha tenuto compagnia, se vi è stato utile, se vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo, se vi ho incuriosito, mi raccomando, scrivetemi tutto sotto nei commenti, io vi risponderò con piacere. Vi saluto, vi mando un grosso bacio, e al prossimo video mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, aiutatemi ad arrivare a 1000 e a superarli, e seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, che è il social che uso di più. Ciao ciao e al prossimo video! Muah!